Ucciano la Chiesa si posiziona nel versante levantino del Salento meridionale e rientra dal 2004 nell'Unione dei Comuni di Terre d'Oriente, insieme a Otranto, Giurdignano, Poggiardo e Muro Leccese. Negli ultimi anni la comunità di Uggiano ha sostenuto diverse iniziative nell'ambito nazionale e internazionale a favore della cooperazione tra i popoli del Mediterraneo. Infatti il comune rientra nel rinomato circuito Città per la Pace, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Nel territorio uggianese si sta consolidando con grande professionalità l'industria turistica, realtà particolarmente animata dal lavoro di numerose strutture d'accoglienza a conduzione familiare e dalle attività agrituristiche che hanno puntato alla valorizzazione delle biodiversità e dei prodotti tipici. Di recente sono state riqualificate nell'ambito turistico diverse masserie, oggi in grado di coniugare i valori della tradizione all'innovazione. La presenza di visitatori e villeggianti è giustificata dalla bellezza genuina del paesaggio di Uggiano la Chiesa, patrimonio caratterizzato dalla magnifica campagna che si estende intorno al borgo cittadino. Antica è la presenza dell'uomo in questo territorio, come suggerisce la presenza del menhir San Giovanni Malcantone, tra le architetture megalitiche più alte della provincia di Lecce. Il megalite è posizionato nei pressi dell'omonimo casale, abbandonato in epoca medievale, e lungo la rotta di una strada basolata di epoca romana, probabilmente un tempo collegata al circuito viario Traiano-Calabro. Sono gli oliveti ad essere protagonisti della bellezza del patrimonio paesaggistico e gli alberi maestosi testimoniano la vivacità dell'economia agricola, che da secoli si accentra nella produzione dell'olio e dei cereali. Con sinergia le tradizionali architetture rurali scandiscono i vasti fondi agricoli e mirabilmente gli spazi verdi sono ritmati dai muretti a secco o adornati dalle antiche pagliare, nella tipica espressione paesaggistica salentina. La cultura olearia a Uggiano la Chiesa è molto viva. Non a caso il comune aderisce al circuito nazionale Città dell'Olio, ente che si occupa della tutela e della promozione dell'olio extravergine d'oliva italiano. L'esperienza culinaria della società agricolo-pastorale si coniuga poi al patrimonio religioso, che ad Uggiano si manifesta ogni primavera durante le tavole di San Giuseppe. Il 18 e il 19 marzo, in occasione della festività del Santo, la comunità imbandisce delle grandi tavolate aperte al pubblico, ricche di prodotti tipici locali e di antichi sapori salentini. Piena di fascino è la storia della comunità uggianese, sintesi millenaria delle culture europee che si sono ritrovate nel corso dei secoli nel lembo di terra salentina.